problema per tutti. L'altro aspetto sicuramente è quello, dal mio punto di vista, è già nelle normative americane, tipo nelle film c'è la considerazione dell'interazione terreno-struttura, secondo me deve essere probabilmente anche spiegata meglio a livello normativo, chiaramente non questo tipo di analisi, ma con molle, come dicevo, dissipativi e smorzatori, montare e considerare effettivamente anche il comportamento del terreno. Secondo me questo sarà fatto, si spera, soprattutto su strutture esistenti, perché l'obiettivo è completamente diverso tra il nuovo e l'esistente. Il nuovo è progettazione, e quindi a questo punto uno dice, bene, io faccio la progettazione, posso farla anche in una maniera semplificata, posso essere sicuro dei miei metodi. Quando uno valuta la vulnerabilità di una struttura, deve invece adattare quello che è il software per proprie capacità a una struttura esistente. Quindi è chiaro che è importante anche, secondo me, vedere anche l'interazione con il suolo, perché chiaramente dà un comportamento completamente diverso. Su una struttura nuova uno lo incastra e dice, vabbè, se si fida, io mi fido fino a un certo punto, la incastra, gli dice, bene, per l'azione sismica quello di così non può essere. La vulnerabilità è diversa. Stiamo facendo adesso la revisione per l'ANAS. L'ANAS è partita con una grossa gara 2 anni fa, stanno valutando 700 punti di vulnerabilità. Ci sono, noi stiamo facendo la revisione di circa 400-450 punti e abbiamo insistito anche sull'interazione suolo struttura, però devo dire alla fine hanno deciso di incastrarli, quindi vediamo, perché purtroppo è ancora troppo complesso valutarlo. Poi ho visto che il terreno è stato indagato fino a profondità che mi paiono consistenti, sì. È importante che in futuro si arrivi a questo tipo di indagini più approfondite. Secondo me assolutamente sì, perché così noi valutiamo l'amplificazione in modo effettivo. L'amplificazione data dalla normativa purtroppo è molto approssimata, l'avete visto, ci sono terreni qui che hanno amplificato probabilmente 7-8 volte e altri terreni che non hanno amplificato assolutamente, quindi dire forfettariamente che il terreno amplifica di 1,4 volte attraverso una macrozonazione chiaramente sappiamo che non ha senso, quindi la speranza è che effettivamente anche questo venga fatto. Io in questa analisi, cioè, l'interazione sulla struttura di società sinceramente esplicito non l'ho mai visto, però non so, ci sono società tipo l'Advanced Technology Group di ALU che fa analisi non lineari di strutture intere, di grattacieli, utilizzando modelli costitutivi tipo questo. Quindi, oppure, vabbè, ho visto anche delle analisi abbastanza sofisticate in Spagna, ovviamente negli Stati Uniti. Purtroppo l'ingegneria italiana, ho visto anche società grosse italiane che purtroppo non stanno lontano da questi standard, siamo messi abbastanza male. Però si spera che chiaramente queste ricerche servano a qualcosa anche in un breve futuro. Serviamo a qualcosa noi ricercatori, sembra strano. Vorrei essere venale, però con le tariffe che ci abbiamo noi. Ma lo sappiamo. Che vengono pagate, che pesano sul progetto architettonico, però peraltro fatto da tecnici, non sono preparati, non possiamo essere noi su questi comportamenti in momenti sismici. Cosa possiamo fare? Cioè, qui se anche l'università e qualcuno non ci assiste, cioè il professionista non può fare analisi sofisticate, ci sono anche poi. No? Io credo che però il problema sinceramente più che l'università in questo caso, adesso l'ho detto, sono gli ordini degli ingegneri che dovrebbero invece tutelare quello che è la tariffa e la professionalità degli ingegneri che deve essere. Guarda, io ho un'esperienza di ordine che dura 10-15 anni. Sono uscito, mi sono stufato perché gli ordini non possono fare niente. Gli ordini sono i rappresentanti delle estensioni dei ministeri di grazia e giustizia. Quindi tutelano il cittadino, non il professionista. Io non sono sicuro quanto tutelano il cittadino. Quello che intendo dire è questo. Io una volta discutendo con un comune su una vulnerabilità sismica, discutendo su delle gare che stavano uscendo, il punto è proprio, mi avevano chiesto cosa ne pensi della tariffa che mettiamo, e ho detto, cioè, secondo me è bassa, visto che arriverà della gente che farà il 50-60% di sbigli, il punto è, gli ho detto, ma voi sapete che per fare questo chiaramente o lo prenderà chi ovviamente non ha la professionalità per farlo, perché chiaramente chi non paga le persone, cioè c'è un sacco di esperti, e lui mi ha risposto,
noi chiaramente dobbiamo guardare dal ribasso perché non abbiamo soldi, dall'altro lato però l'unico che dovrebbe controllare dovrebbe essere l'ordine, che però probabilmente non ha i metodi per poterlo fare. Poi le associazioni sindacali che purtroppo per quanto mi risulta non è che no, non sono molte. Non lo so, ma noi purtroppo siamo messi male come ingegneri, cioè a dire che non siamo neanche compatti, perché quando ci sono stati i problemi io non ho mai visto l'ingegneria compatta a dire veniamo tutti a Roma a dire a noi questo non va bene. I taxisti vanno tutti a Roma, noi no. Noi ci siamo andati a Roma quando per protestare contro i Bersani la polizia ci ha caricato come fossimo, non so, dei brigatisti rossi. Purtroppo gli avvocati si sono aggiornati adesso recentemente le tariffe e noi non ci riusciamo. Purtroppo questo... Io per l'esperienza che ho avuto devo dire che se non noi non formiamo un'associazione sindacale forte, ma no, gli ordini se per me sono superati, ci fanno il loro lavoro, ma i nostri interessi ci devono fare con le associazioni sindacali, formando le attività. Però l'ingegnere il problema secondo me è proprio la base, e sinceramente di nostra formazione, cioè non abbiamo una formazione commerciale, quindi prima di tutto quello che succede è l'ingegnere pensa singolarmente, dice beh se io abbasso la tariffa prendo il lavoro, secondo me è il ragionamento più sbagliato che si possa fare, cioè appunto uno dovrebbe dire la tariffa rimane quella come quella dell'idraulico, non si può abbassare, la nostra neanche, e oltre invece quello che può dare qualcosa in più, però cioè, è un aspetto, noi chiaramente come universitari quello che possiamo fare è quello di... Poi ci sono, io ho visto anche adesso l'altro, io ho fatto diversi interventi, in particolare sono rimasto molto male un intervento di messa in sicurezza in un edificio storico monumentale, quello che ho fatto di ricettature, insomma io ci ho lavorato un mese e mezzo e mi dà 6.000 euro di parcella. Il coordinatore della sicurezza che ci ha lavorato un giorno 16.000 euro. Cioè, è assurdo. Adesso parliamo di un progetto architettonico, se 6.000 la tariffa di un progettista strutturale, il progettista ne prende 15. Lo so. Per fare un disegno, non è un progetto esecutivo, Lo so. I nostri architetti e tutti noi professionisti non facciamo un progetto esecutivo, pochi più non sanno fare un progetto esecutivo. Quindi se qui non cominciamo a mettere un po' i pesi giusti e se cominciamo a dire la struttura, la roba più importante viene pagata 5 volte, il doppio, 3 volte il progetto architettonico, non è possibile. Si possono fare degli studi, non dico a questo livello, ma anche i calcoli che stiamo facendo noi adesso per l'Aquila sono tutti estremamente penalizzanti. Ma anche perché purtroppo quando uno fa un importo, se uno va su chiaramente la tariffa e quindi sull'importo lavori, purtroppo non pagherà mai. Però per non parlare del rilievo che non viene pagato. No, ma io di questo sono consapevole, il fatto è che c'è tutta la struttura, il sistema non va bene, quindi il problema è quello. Io ho visto società molto grosse qui in Italia, ormai hanno 70-80% di fatturato all'estero, perché qua in Italia non riescono a sbarcare i lunari, quindi purtroppo migriamo, anche noi ricercatori. Una sua opinione personale sul caso dell'Aquila, questo livello di danno molto elevato che c'è stato, non deve essere imputato alle strutture o a un'accelerazione particolare? L'Aquila sinceramente era una storia nota, nel senso il rischio sulle strutture è definito da tre parametri. Uno è la pericolosità, cioè qual è l'input che arriva al sismico, e noi era noto il fatto che l'input era elevato, eravamo in terremoti passati, era stata zonata ovviamente sapendo che l'accelerazione poteva arrivare era molto elevata. L'altra è la vulnerabilità, sono stati fatti gli studi fino a 2 anni fa semplificati che dimostravano che gran parte delle strutture strategiche erano completamente, ovviamente, non resistenti, e l'altra è l'esposizione, cioè che quanto è la perdita in termini economici la cosa, questo dà il rischio, anche in termini di traumatico. È chiaro che se lei considera queste tre componenti, sono tutte e tre elevate, perché comunque è una città, quindi l'esposizione è elevata, la vulnerabilità è gigantesca, perché la parte, in realtà se invece pensate sono crollati 11 edifici in circa, tutti degli anni 60, mi sembra fosse inizio 70, quindi a questo punto è chiaro che anche sono sentite un sacco di diozie, il calcestruzzo fatto di sabbia, sono sciocchezze, i danni quelli veri e consistenti sono stati o perché sono stati dei problemi, alcune strutture in centro armato, o la gran parte che anche il centro storico, strutture in muratura, sono strutture estremamente vulnerabili. Quindi, purtroppo è un altro aspetto, posso dire l'ultima cosa, un altro aspetto abbastanza
secondo me, particolare è che in Italia è questo, io la penso così. Voi dite al governo, andate e dite al governo, se a Messina viene un terremoto, ci sono degli studi, viene un terremoto come quello del 909-910, non solo ci saranno altri 100.000 morti, ma l'Italia andrà in bancarotta, perché c'è già quasi, però a quel punto, e ci sono degli studi che lo provano. Allora andate a Berlusconi, ma non c'entra niente, andate a Bersani, andate a chiunque, e gli dite, bene, investiamo 15 miliardi di euro per mettere a posto Messina, perché forse fra 100 anni arriva un terremoto. Ed è lo stesso ragionamento deve essere fatto sull'Aquila, cioè investiamo sull'Aquila perché prima o poi arriverà e verrà giù qualcosa. E avrebbero risposto, ma è meglio fare i mondiali di calcio perché almeno non creeranno dei soldi. E ve lo diranno ancora, cioè non è che è cambiato niente. Se andrete su Messina, io vi garantisco che su Messina, Reggio Calabria, Catania, verrà sicuramente, prima o poi, lo sappiamo, 50, 10, 5 anni, quello che sarà, 5, 10, 50, 100, un super terremoto, verrà giù tutto, e a quel punto si inizierà di nuovo a dire ma perché cosa è successo, ma perché, ma per cosa? Quando si sa, se ne partiamo già nel ponte, non c'è anche questo. Il professor Camata è un esempio di come l'università, quando lavora bene, porta anche dei risultati validi, e quindi questo va valorizzato a mio avviso, anche perché a volte i messaggi sono quelli che invece abbiamo di fronte anche ricercatori e professori che davvero sanno trasmetterci qualcosa. Certo, di fronte a queste ricerche può venire un po' di scoraggiamento personale, cioè sentirsi così distanti da questi livelli, però io credo che già